Buongiorno, siamo in collegamento con Rino Di Meglio, che è il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. Senti, Di Meglio, allora il 18 gennaio è stato siglato in via definitiva il contratto nazionale dei dipendenti della scuola. Ora era una firma attesa da tempo. Diciamo che l'ipotesi di contratto era stata siglata il 14 luglio, la firma definitiva il 18 gennaio, esattamente 6 mesi dopo. Ma non sono un po' tanti 6 mesi? Sì, è una procedura che è assolutamente assurda perché ci sono leggi messe negli anni delle difficoltà economiche che hanno rallentato i controlli per i contratti. E così, oltre al ritardo con cui cominciano le trattative, si aggiungono questi controlli burocratici, che sono un po' insensati. Se pensiamo che sono due passaggi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il passaggio alla Corte dei Conti e due passaggi alla Presidenza del Consiglio. Diciamo che è una procedura che non ha assolutamente senso e che fa sì che i contratti vadano molto in ritardo. Pensiamo a una cosa: la legge 165, quella sulla contrattazione pubblica, stabiliva che i contratti del pubblico impiego si aprissero 6 mesi prima della loro scadenza. Cioè, sorridi giustamente perché penso che da tempo immemore che nessuno rispetta queste scadenze. Per cui adesso cominciamo a parlare del 22-24 e siamo già ai 24, cioè nell'ultimo anno del triennio. Senti, un'altra questione. Allora, questo contratto certamente non è quanto di meglio gli operatori della scuola si aspettavano, forse. Gli stessi sindacati sono consapevoli che è un contratto, come dire, che non dà risposta a tutto e a tutti, però sicuramente qualche cosa di buono in questo contratto c'è. D'altra parte voi l'avete firmato, sarebbe un po' paradossale se voi diceste, il contratto non va bene. Ecco, che cosa c'è che a te alla fine ha convinto a mettere la tua firma, sotto questo contratto? Almeno un elemento. Beh, guarda, l'elemento, per esempio, il riconoscimento della formazione con molta chiarezza come attività lavorativa, il riconoscimento dei GLO nelle 40 ore, cioè mi sembrano i 3 giorni di permesso per i precari, sono sicuramente degli elementi di miglioramento. Certo, non è il top, non è il contratto che ci saremmo scritti da soli, ma comunque è un contratto che migliora rispetto ai precedenti. Se fosse stato un contratto peggiorativo, non l'avremmo sottoscritto. Ecco, molto Ecco, semplicemente. a proposito di questo, Di Meglio, poche ore dopo la firma del contratto, la segreteria generale della UIL Scuola, ha fatto un comunicato dicendo: noi non abbiamo firmato e ne siamo convinti perché, questo contratto peggiora le condizioni di lavoro, degli operatori scolastici. Ecco, ti sembra un giudizio equilibrato oppure un giudizio un po' ingeneroso? Cosa ne pensi? Io ho molto rispetto per le opinioni degli altri, quindi pieno rispetto anche per la UIL. Però su questo contratto abbiamo lavorato per mesi, a fianco, tutti quanti insieme, compresa la UIL, proprio perché non fosse un contratto peggiorativo. Poi la UIL ha avvisato qualcosa che non andava per come lo voleva, e capisco perfettamente, ma dovrebbe dire con chiarezza qual è questa cosa. Non si può dire in generale che questo contratto peggiora le condizioni di lavoro. Noi torniamo, ci sono degli elementi migliorativi, non è sicuramente il migliore dei contratti del mondo, ma è il migliore possibile in quel momento. Certo, senti ancora una questione. Adesso questo contratto ormai è chiuso, cosa fatta capo A, però c'è da pensare al futuro, anche perché il futuro non è lontanissimo. Intanto nei prossimi giorni è possibile che voi siate convocati già per l'apertura della trattativa sulla mobilità, quindi il contratto integrativo sulla mobilità. E poi tutti dicono che a breve dovrebbe partire anche, se non proprio il tavolo formale vero e proprio, però perlomeno dovrebbero partire i primi confronti, seppure informali, sul nuovo contratto 22-24. Quindi che cosa prevedete voi della Gilda su questo e che cosa tu ti aspetti, che cosa auspichi?
Il contratto sulla mobilità si aprirà spero fra pochissimi giorni perché siamo già in ritardo e sappiamo che le procedure sono lunghe. Si potrà sicuramente non fare miracoli, voglio ricordare che i vincoli vengono da norme di legge, quindi il contratto fa quello che può per migliorare queste norme di legge. Negli anni scorsi sono state parecchie incursioni legislative su argomenti come la mobilità, che sarebbero argomenti di contrattazione che hanno limitato la nostra possibilità di intervento. Secondo luogo, per quel che riguarda il contratto, quello del triennio 22-24, ho avuto notizia che sta venendo emanata la direttiva madre, quella del Ministero della Funzione Pubblica. Dopo ci saranno gli atti di indirizzo dei singoli ministeri, quelli dei due ministeri che stanno nel nostro comparto, che è una complicazione enorme, è un grande pasticcio il nostro comparto perché ne mette insieme quattro diversi, partorisce un contratto di 276 pagine con una difficoltà enorme di lettura per tutti quelli che poi devono applicarlo, dirigenti scolastici, personale, sindacati, quindi non è una bella cosa. Mi auguro che in futuro riusciamo anche a chiarire questo, perché poi la cosa più importante sono i soldi sono pochi, peggio che al solito secondo me. Perché abbiamo questa volta un'inflazione che tocca il 19% in 2 anni e il terzo non lo conosciamo ancora perché lo stiamo vivendo. Sono state stanziate risorse per il 5,78%, il che vuol dire che praticamente ci andiamo comunque a perdere, perché il potere d'acquisto dei nostri stipendi sarà comunque diminuito se non aumentano le risorse per i contratti. Questa è la cosa peggiore di tutti, perché poi, anche per quel che riguarda la scuola, non vedo spazio per stanziare risorse che possono migliorare la scuola, perché se vogliamo investire poi per far funzionare meglio la scuola ci vogliono risorse in più. Se non abbiamo neppure quelle per compensare il costo della vita, è chiaro che lo spazio è molto molto ridotto. Senti, un'ultima domanda a proposito delle risorse per la scuola, però c'è anche chi dice, attenzione, perché la scuola risentirà enormemente nei prossimi anni del calo demografico, anzi di quello che ormai viene chiamato l'inverno demografico nel quale siamo immersi. Tu cosa ne pensi su questo, di questo? Beh, certo, è preoccupante che diminuiscano gli alunni perché significherà inevitabilmente prima o poi anche una riduzione degli organici. Però io dico che bisogna guardare il futuro anche sempre con un pizzico di possibilità ottimistica, no? Può darsi anche che dei governi intelligenti un domani pensino quantomeno di reinvestire quelle risorse nella scuola e di migliorarla. Questa sarebbe la parte positiva dell'inverno demografico. Ecco, lì più di tanto non è che ci possiamo fare, perché se Certo. l'andazzo è quello, i miracoli non si possono fare. Però si può approfittare di un'occasione per migliorare. In passato non è stato mai fatto. Speriamo che in futuro si venga fatto. Bene, grazie a Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. Grazie e buon lavoro. Grazie, arrivederci.